Amici, sto registrando questa intro alla fine del video che ho già registrato, che ovviamente adesso andrete a vedere. E vi posso assicurare che, fuori di testa, ci sono talmente tante cose. Poi ho scoperto anche una roba che non avevo mai visto, ma non perché è nuova, ma perché non ne parlavano da nessuna parte. Quindi vi invito a guardare il video fino alla fine. Lasciate un piace, un commento, condividere il video. E signori, preparatevi perché oggi esce questo episodio. Ma se non domani, dopodomani. Ci andiamo a fare l'armatura di Netherite, che non avete idea di quanto è potente. Su Minecraft e la potenziamo anche, signori. Iniziamo, o meglio, iniziate. Io ho già finito il video. Amici, come vedete, ho già costruito un portale del Nether, facile facile. Ho creato un mondo nuovo. E tra l'altro, siamo appunto in creativa e andremo a scoprire tutte le novità. Devo abbassare un po' l'audio, ok. Dicevo, dobbiamo andare a scoprire tutte le novità del Nether Update 1.16. Oggi siamo su PS4 e tra l'altro, tramite l'ausilio del cellulare. Le andremo a scoprire un po' tutte. Ok, dicevo perché sul cellulare ho scritto tutte le cose nuove che sono state inserite e quindi andiamo a vedere se le troviamo tutte. Tra l'altro c'è uno scheletro che si è appena suicidato, ok. Allora intanto già di nuovo vediamo questi alberi che non ho idea di cosa possano fare, però sono molto interessanti e tra l'altro qua il telefono ci dice che aggiunti nuovi biomi, la Crimson Forest che è questa. E la Soul Sand Valley e il Basalt Dazzle. Inoltre è stato mantenuto il classico aspetto del Nether come bioma, rinominato Nether Waste. Quindi questa è una delle aggiunte. Oh mio Dio, c'è un porcello! Oh mio Dio, c'è un mega porcello! Oh mio Dio, c'è un mega porcello! Ok, figo. Anche questi qua sono nuovi, sono i piglins, mi sembra che si chiamano. Ne avevo sentito parlare, non mi ricordo, sinceramente non mi ricordo. Ovviamente ho messo la creativa così lo esploriamo meglio, perché altrimenti avrei potuto farlo nel mio mondo normale. Però tranquilli, la faremo un'esplorazione nel mio mondo normale, su Minecraft Vanilla intendo. E qua più ti muovi e più è figo, perché si continuano a trovare robe nuove. Questa, come saprete ovviamente meglio di me, è una nuova zona. E tra l'altro non so se con questi blocchi, che appunto sì, distruggibili, si può craftare qualcosa di interessante. Sicuramente sì, sta a capire cosa. Oddio, volendolo potremmo vedere già da qua. Esatto, ci sono le assi di questo blocco, si possono fare i muretti. Guardate le porte, porta deformata, porta cremisi, no, che figata! Ecco, qui ora ci sarà tipo da sbizzarrirsi, arenaria rosa. Che figo, rossa, no, rosa. Dicevo, ci sarà da sbizzarrirsi per tutte le cose, il blocco favo, che non ho idea di cosa sia. Guardate quanta roba! Ok, e avranno inserito di sicuro un botto di robe. Tra l'altro, esatto, la lanterna dell'anima, che non so se c'era anche prima. Ma fatto sta che il falò dell'anima credo sia la cosa più bella della storia. No, è bellissimo. Oddio, voi già sapete quanto mi piacciono le lanterne. Le lanterne blu, che è il mio colore preferito, proprio esplosione mentale, mega mind blowing. Che figata, però per ora li posiamo. Ci sono un botto di cose. Tipo, so che hanno aggiunto anche un nuovo materiale, esatto, il lingotto di netherite. E appunto si possono andare a creare, come ora vediamo, esatto, la spada di netherite. Che è molto più forte di quella di diamante. Vediamo la differenza. Diamante 7, questa 8. Esatto. E idem l'armatura. Che vorrei prendermi ed equipaggiarmi affinché possiamo vedere come stanno i personaggini, tutti con l'armatura. Ovviamente l'andremo a craftare anche in Minecraft Ita, non vedo l'ora. Devo solo capire come riuscire a craftarla. No, guardate che figo, è tipo il cavaliere nero. Devastante, figata totale. Tra l'altro, guardate qua, ci sono anche questi cosi che se non sbaglio. Oddio, ci sono anche i piccolini. Dicevo, se non sbaglio, comunque cavaliere nero con la spada è fuori di testa, è bellissimo. A parte che posso stare sulla lava, ma si possono anche, mi sa, cavalcare. Oddio, non mi ricordo. Oddio, non mi ricordo. Fatto sta che comunque i biomi si trovano molto più facilmente di quello che credevo. Perché appunto io pensavo. Vabbè, si troveranno molto poco spesso. E invece, a quanto pare, o si è stati fortunatissimi, oppure appunto si trovano con una rapidità e una facilità fuori di testa. Ah, è questo? Ok, esatto. Ora consultiamo il buon vecchio telefono che ci dà tutti gli aggiornamenti. E così non sbaglio niente. Ci sono esatto gli alberi, il Crimson Steam e il Warped Steam. Quindi, tramite l'oro e i lingotti di netherite. Si vanno a creare le armature. L'armatura, questa qui che abbiamo indosso, di netherite. Ok, non è facilissimo da creare, però ovviamente non è neanche difficilissimo. L'unica cosa da capire è a cosa serve questo, che non ne ho assolutamente idea. In caso scrivetemelo in the comments. Qui comunque i materiali vedo che ci sono spesso. Poi ho letto anche che, appunto, nel Nether
hanno aggiunto oltre a un altro bioma che non abbiamo ancora trovato, quello della Soul Sand, che però non si chiama Soul Sand, ma è comunque sabbia di qualcosa, mi sembra. Appunto, hanno aggiunto anche un altro tipo, una struttura nella quale ci sono tutti i vari piglins, le varie cose, le varie bla bla bla. E appunto, la puoi ovviamente espugnare, puoi cercare di espugnarla, riuscendo magari ad ottenere anche qualche buon risultato. Ora non la sto trovando, ma perché non credo sia così immediata da trovare. Fatto sta che abbiamo appena trovato un porcello che cavalca un porcello su della lava. E tra l'altro, non so, oddio, che cos'è sta cosa? No, ci sono le emote! No, fuori di testa. Ci sono le emote! Vabbè, qua c'è la chat. No! Come faccio a sbloccare le emote? Scrivetelo nei commenti perché sta cosa non c'era neanche scritta, non la sapevo minimamente. Dicevo, se buttiamo la spada. Esatto, non so se è la creativa, però gli oggetti ora ballano sulla lava, cioè ballano, nel senso che poi li puoi, vedete, riprendere. Che direi che come cosa ci sta un sacco. Signori, ho già in mente il prossimo episodio di Minecraft Ita. Ce ne veniamo nel Nether e ci costruiamo l'armatura, questa qua particolare. Perché decisamente voglio farla e decisamente sarà utile. Quindi vedete che figata, comunque bellissimo. Con sto aggiornamento sono abbastanza sicuro di dichiarare che la Mojang, che tra l'altro hanno anche cambiato schermata, hanno cambiato un po' tutto, ci ha proprio azzeccato. Che poi guardate sti nuovi blocchi, cioè sono, oltre a essere nuovi, quindi figata, cioè sono fighissimi. Si chiama allora mattoni di pietra nera questi, mattoni di pietra nera levigati e pietra nera dorata. Cioè che figata, credo, non sono sicuro, questo lo sto azzardando io, che si possano scavare e ottenere solo col piccone di diamante. Ah, e poi una cosa che volevo chiedere, perché non l'ho ancora letta e non ne sono sicuro, sinceramente, se l'armatura questa qui di netherite è possibile incantarla. Assolutamente. Non ne ho idea, ma credo che se si potesse incantare una roba del genere sarebbe fuori di testa. Vogliamo provare così sfatiamo ogni mito? Oddio, cos'è sto blocco? Ancora di rigenerazione. Ah, questa qui, ok, praticamente. Sì, l'avevo letta. Tu non so come la trovi o non so come la crafti, non ne ho idea. Praticamente ti fa respawnare qui, mi sembra. È tipo il checkpoint. Dovrebbe essere un checkpoint. Ed è tipo strautile. Qua c'è sempre l'incudine. La mola, che io l'avevo usata come catena. Ora posso disincatenarla. Perché appunto so che hanno messo proprio le catene in sé. Qua ci sono gli shulker che c'erano già prima. Occhio di ragno fermentato? Non c'era prima questo. Sono abbastanza sicuro che l'occhio di ragno fermentato non c'era. In caso scrivetemelo voi nei commenti. Qua è pieno di shulker colorati. Ok, esatto, il blocco. Ah, guardatela qua la catena! Io mi voglio prendere un libro per vedere se questa spada, ma credo proprio di sì, si possa incantare. Sì, esatto. E credo proprio che sia una cosa fuori di testa. 13 di danno, cioè. Questo qui, se l'Ender Dragon vede sta spada, dice no, no, io me ne tiro fuori perché proprio non voglio fightare con te assolutamente. Più immaginate. No, non dovevo lanciarla, ok? Dicevo, in più immaginate con tutta l'armatura incantata, cioè fuori di testa. Potrai potenziare la tua. Ve lo leggo così non sbagliamo. Che po si potrà potenziare spade, armature e attrezzi vari in diamante usando un lingotto di netherite. Per ottenere l'oggetto stesso, ma con materiale di netherite. Cioè, che figata! Quindi tu puoi potenziare un elmetto di diamante con un lingotto di netherite. Cioè, sti lingotti credo che abbiano ribaltato la situazione di Minecraft da così a così. Cioè, troppo utili. E ora, contro sti idioti, proviamo la spada. Uno, due. Due colpi. Due colpi. Un colpo. Cioè, vabbè, vabbè, signori. Signori, prossimo episodio di Minecraft Ita, ci costruiamo spada, armatura, a costo di farlo durare 7 ore e 19 minuti quell'episodio, costruiamo la spada perché è troppo forte. Io sto affogando nella lava, ok, perfetto. No, vabbè, fuori di testa, questi qua in quanti colpi li accoppiamo? Uno, due colpi, vabbè, ok. Mattoni di quarzo, ok. Blocco di netherite, ok, che è quello lì nuovo. La magnetite, ok. Quindi c'è anche il blocco di magnetite che ovviamente farà qualcosa. Ora siamo in creativa, non lo proviamo più di tanto. È solo per farvi vedere tutte queste novità che, a mio parere, Enderman ti deve uccidere. Vabbè, scappa sempre. Dicevo che a mio parere sono molto interessanti. E guardate che figo! Oltre ai rampicanti che tutti conosciamo, ci sono i rampicanti piangenti e i rampicanti contorti, cioè wachu wachu. E questo blocco credo sia la cosa più bella del mondo. Mio Dio, voglio vivere in una casa di ossidiana. No, bellissimo, bellissimo. Questo mix di viola e nero. No, bellissimo. Cioè, quante cose si possono creare con questi blocchi?
Ok, brava Mojang, brava Mojang. Cos'è il Vex? Oddio, cos'è il Vex? Cosa? What? Non so come commentarla sta cosa. C'è sempre stata? No. Palesemente no. Esatto, questo è il mega maiale. Ma che cosa sono questi? Oddio! Non so come commentarla, ve lo giuro. Boh, vabbè, a voi la parola. Boh, non so cosa dire. Il rivendicato. Cioè, che cosa. Vabbè, oh, guarda come si picchiano! No! Non ci credo, si picchiano! Ma va, spawnate, spawnate, vai, vai, picchiatevi per me! Boom, 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 boom! No, che figata! Hanno vinto gli Yoglin? Sì, vai, ammazzatevi di botte! Sì, lo so che si ammazzano. Ah, loro hanno paura! No way! Ah, vabbè, l'ha buttato, oh mio Dio! Non ci credo! No, è belli, signori. Aspettatevi subito domani un episodio di Minecraft nel Nether, perché ci passiamo tutta la giornata, Tipo live tutto il giorno nel Nether, 20. Sto 24 ore nel Nether proprio. Davvero però 24 ore. Bellissimo! E appunto, ora voi direte: ma perché sei uscito, stupida testa di beep? Perché so che se li fai spawnare qua succede qualcosa. Ok, ho creato un casino, però non vi faccio vedere il casino perché, vabbè. Volevo fare i Vex. Dove sono? No, vabbè, cioè questi sono i più belli della storia, sono i miei preferiti. Vi prego, scrivetemelo nei commenti, vi prego. Oddio, guardate qua! Ah no, è la neve. Oddio, no, allora fate finta che non abbia detto niente. Pensavo, vabbè, lascia perdere. Però si vede meglio o sbaglio? È meglio delineata? Eh sì, no, questo sono sicuro, è meglio delineata. Eh sì, brava Mojang. Ora, non so quanto sia durato il video, credo abbastanza da farvi vedere. Non tutto, perché non credo di avervi fatto vedere tutto, mi sarò perso chiaramente qualcosa. Nel mentre parlo, ma sto anche cercando. Non ci credo! Ma non ci credo! Cioè, dato che sono in un bioma freddo, hanno i cappotti. O sono stupido io e me li sto immaginando. Non ci credo, bellissima sta cosa. No, vabbè. Ma, ok, Minecraft mi stai diventando molto più bello del solito. Bravo, Mojang. Facciamo la prova del 9. Dovrebbe disincantare gli oggetti. Sì, esatto. Perfetto. Disincantiamo, ci prendiamo l'esperienza. Salve. Che bella la volpina piccolina. Quindi, dall'alto dell'albero alto, io vi ringrazio per la visione. Scrivetemi nei commenti tutto ciò che mi sono perso. Mi tolgo le cuffie come alla fine di ogni video. Quindi dicevo, vi ringrazio per la visione, spero che vi sia piaciuto questo piccolo aggiornamento, un po' così, un po' alla Master sul Nether. Ci sono un casino di cose che non abbiamo scoperto, scrivetemelo nei commenti. Vi ringrazio per la visione, vi do appuntamento domani alla solita ora, ovvero il 2:45, con un nuovo video. Ciao!